Siamo con la professoressa Tiziana Bacchetti del Dipartimento Scienze, Vita e Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche. Professoressa, si parla tanto dei valori nutrizionali e soprattutto Scienze si dedica anche alla genuinità e alla qualità degli alimenti a livello territoriale. Ecco, queste due cose insieme oggi come si sposano nella ricerca scientifica? Allora, sì, da anni nell'ambito di ricerca e di didattica mi occupo di studiare la stretta relazione che c'è tra alimentazione e salute, proprio al fine di comprendere e di approfondire come le nostre scelte alimentari possono avere un impatto sulla salute. Accanto a questo, tuttavia, dobbiamo negli ultimi anni ricordare come a questo binomio fra alimentazione e salute vadano aggiunti altri importanti tasselli, che sono appunto l'ambiente, la biodiversità e la sostenibilità ambientale. Sappiamo come quelle che noi chiamiamo sistemi alimentari hanno un forte impatto sull'ambiente e sono responsabili di circa il 30% delle emissioni di gas serra nell'atmosfera. Quindi è importante sottolineare come le scelte alimentari, così come anche la scelta di opportune filiere agroalimentari, possono essere dei ingredienti tra loro sinergici e interdipendenti che possono da un lato avere un effetto positivo sulla salute e dall'altro però anche sull'ambiente. Sulla valorizzazione nutrizionale c'è un progetto specifico proprio di Scienze. Qual è? Sì, da circa 10 anni abbiamo una convenzione scientifica con l'AMAP, che è l'Agenzia del settore agroalimentare e della pesca, che è proprio finalizzata alla valorizzazione nutrizionale e salutistica dei prodotti del territorio, in particolare dei prodotti iscritti al repertorio della biodiversità agraria delle Marche. E quindi sono tutti quei prodotti, come ad esempio orticole, frutta, legumi, cereali, che sono tipici della nostra regione, ma che purtroppo sono a rischio di erosione. Il nostro compito è stato proprio quello di caratterizzarli dal punto di vista nutrizionale e salutistico, e questo è importante perché è la prima volta che si ottengono delle informazioni su questi prodotti, e queste informazioni sono molto importanti perché da una parte dimostrano come questi alimenti siano ricchi non solo di tradizione, di cultura, ma anche di importanti fattori nutrizionali. E quindi questo serve poi da trasferire al consumatore che può fare scelte più consapevoli, quindi sapere che e in qualche modo dargli un'informazione circa il fatto che scegliere alimenti del territorio non fa bene solo al palato, ma anche all'ambiente, ma anche alla nostra salute. Da qui nasce la necessità di valorizzare quelli che sono i prodotti del territorio, la biodiversità delle nostre regioni, ma anche attivare dei processi di recupero di materiali di scarto e quindi attivare quelle che sono delle filiere circolari maggiormente sostenibili. Una cosa che ci interessa molto, lei dice recuperare attraverso l'applicazione di un'economia circolare i materiali di scarto, per esempio in agricoltura. Ecco, qui mi risulta che si possono applicare in diverse direzioni, no? Non solo per i farmaci, ma anche per esempio per l'alimentazione, anche per la cosmesi. Dove, ecco, a cosa state lavorando? Sì, questo è un ambito in cui stiamo lavorando e recuperare i materiali di scarto rappresenta un'opportunità per le aziende che sappiamo del settore agroalimentare che hanno enormi scarti e che hanno un peso sia economico che anche ambientale. Molto spesso questi scarti contengono ancora dei composti bioattivi che possono invece essere recuperati ed essere quindi utilizzati, come è stato detto, in diversi ambiti, sia in quello alimentare, come esempio come ingredienti per alimenti funzionali o anche come ingredienti per supplementi nell'ambito farmacologico, ma anche in ambito cosmetico. Noi in Allora, andiamo particolare per ordine. Alimenti funzionali, cosa intende?
Alimenti funzionali sono degli alimenti che, oltre all'aspetto energetico, hanno degli diciamo, aspetti positivi sulla nostra salute in termini di prevenzione di patologie cronico-degenerative. Noi in questo ambito stiamo lavorando su recupero di prodotti di scarto della filiera della produzione dello zafferano. Sappiamo che lo zafferano è una spezia molto, molto preziosa. Questo è preziosa perché sia per la lavorazione manuale che richiede, ma anche perché ha un grandissimo appunto, scarto. Se noi pensiamo che lo zafferano proviene, cioè si ottiene da un fiore che si chiama Crocus sativus e lo zafferano rappresenta solo gli stigmi, quindi che sono una piccolissima parte del fiore, tutto il resto del fiore viene scartato. Per ottenere 500 grammi di spezia sono necessari quasi 12.000 fiori, quindi uno scarto molto elevato e il nostro obiettivo è stato quello di recuperarlo. Il recupero prevede innanzitutto una prima fase di conoscenza di quello che è stato scartato, quindi questo è quello che abbiamo fatto, un'analisi composizionale che ha dimostrato che in queste, soprattutto nei tepali di questo fiore sono presenti più di 400 diversi composti bioattivi. Poi attraverso degli opportuni approcci sperimentali abbiamo dimostrato che questi composti sono in grado di svolgere tantissime funzioni positive, ad esempio l'azione antiossidante, l'azione antinfiammatoria, ma anche un'azione chiamiamola ipoglicemizzante, cioè di abbassare la glicemia, cioè i livelli di glucosio nel sangue. E questo lo fa attraverso diversi meccanismi, l'abbiamo studiato in vitro, quindi in un modello molto semplice, però anche in vivo, cioè nell'uomo. Questo l'abbiamo fatto mettendo a punto dei prototipi di alimenti funzionali appunto con ad esempio sono delle bevande, degli infusi con estratti di tepali oppure pani arricchiti con composti bioattivi che derivano appunto da questi tepali di Crocus sativus. Prevalentemente sono integratori. Non proprio integratori, però sono appunto alimenti che contengono e sono arricchiti di queste sostanze. Gli studi che abbiamo condotto anche sull'uomo hanno dimostrato che effettivamente questi alimenti sono in grado di ridurre la glicemia postprandiale e questo è importante soprattutto nel diabete, tant'è vero che adesso abbiamo una sperimentazione in collaborazione con l'IRCA di Ancona proprio per testare questi prodotti su soggetti che hanno una glicemia alterata. Per E per la cosmesi invece? la cosmesi, l'altro importante aspetto è in collaborazione appunto con altri docenti del mio dipartimento, è stato dimostrato come questi composti presenti nei tepali del Crocus sativus, oltre all'attività antiossidante, hanno anche attività fotoprotettiva e fotoschermante. E questo significa che questi composti possono essere utilizzati anche come ingredienti per cosmetici. E questo può dare origine a quella che può essere chiamata una circular beauty, cioè un'economia circolare proprio sulla cosmesi, per cui che vede diversi diciamo, protagonisti che sono gli agricoltori, l'industria cosmetica e la ricerca che si mettono in rete per diciamo, far sì che quello che è uno scarto possa invece diventare un'opportunità e un beneficio per tutti, sia per l'azienda che per l'agricoltore. Ecco, questa è materia che interessa molto i giovani, anche perché oggi parliamo di ambiente, di riciclo, di recupero e non solo, ma diciamo, nel concetto bio e territorio, questa siamo proprio dentro la materia principe che attira oggi i giovani studenti e tutti coloro che hanno a che fare con la vita quotidiana e il benessere quotidiano. Ecco, io penso che scienze, la facoltà è ad Ancona, l'Università Politecnica delle Marche, agisce un po' su tutto il territorio, però sia veramente per i giovani una grossa opportunità che possa non solo, da questa ricerca scientifica creare posti di lavoro, ma anche, aprire nuove strade, è così?
Sì, certo, cioè nel senso aprire nuove strade e avere anche un impatto sull'ambiente, quindi questi sono esempi di come la ricerca si mette le competenze acquisite appunto negli anni su queste tematiche, si mettono a disposizione diciamo della comunità, del territorio, diciamo, e questo può avere effetti positivi su diversi aspetti.